Oggi è giovedì 15 maggio 2014, in collaborazione con FX Capital, terrò un webinar sull'analisi candlestick con la tecnica della compressione del pattern. Questo webinar è adatto a tutte le persone che fanno trading e utilizzano l'analisi candlestick, sia per i trader discrezionali, sia per i trader automatici. Vediamo il disclaimer. Sostanzialmente FX Capital e la casa di trader sono e fanno questo webinar puramente a scopo educativo e non fanno alcun sollecito all'investimento. E per eventuali diciamo incorrettezze non si ritengono responsabili nessuno. Questa è la mia biografia. Sono nato il 1 marzo del 79, ho una laurea in economia aziendale, un master in portfolio risk management, una specializzazione in network administration. Faccio trading dal 99 e dal 2006 sviluppo sistemi di trading. Ho lavorato in banca, in broker e in società di consulenza. Attualmente lavoro con la casa del trader qua a Brescia, dove abbiamo una trading room dove aspettiamo i trader a operare in un'altra sala di formazione, dove svolgiamo corsi sia in loco sia webinar. Abbiamo attivato un servizio di programmazione dove convertiamo le idee di trading dei clienti in indicatori o strategie, dipende dalla richiesta del cliente, e facciamo anche formazione personalizzata one-to-one. Questa è una breve introduzione della nostra struttura che ci stiamo espandendo e stiamo diciamo ampliando comunque i nostri campi in cui lavoriamo. Siamo attualmente specializzati principalmente e comunque con il trading automatico e con la formazione. Vediamo prima di tutto l'argomento di oggi. Gli argomenti che andremo a vedere con la tecnica della compressione del pattern, prima di tutti, sono le candele fondamentali. Parleremo dell'Hammer, dell'Engelmann, dello Shooting Star, dell'Inverted Hammer, Doji e Markov. Vedremo due varianti di queste candele, l'inside e l'outside, cioè la forma tipica che le candele viste quindi a coppie, quindi con un numero di due candele, sono quindi o un inside o un inside, e poi analizzeremo dei pattern che hanno quindi delle candele che variano da un numero da 1 a 5, come queste candele che variano da un numero da 1 a 5 possono essere ricostruite sotto la forma di un'unica candela. Infine parleremo dei filtri da applicare quando si fa il trading con la compressione dei pattern. Partiamo. Prima di tutto, che cos'è l'analisi candlestick? L'analisi candlestick è un'interpretazione di come si visualizzano i dati di un grafico. Ce ne sono diverse interpretazioni, diciamo che quella candlestick è stata la più famosa in Oriente e negli ultimi 20-30 anni si è diffusa anche in Occidente. È un modo di rappresentare il grafico che rispetto alla rappresentazione lineare o a barre fornisce un maggior numero di informazioni. E i valori per rappresentare questa rappresentazione grafica sono 4. Si considera il prezzo di apertura detto in inglese open, il massimo detto high, il minimo low e la chiusura close. E
La rappresentazione è il movimento del prezzo nell'unità di tempo che si conferisce. Quindi il grafico a 1 minuto, 5 minuti, 1 ora, 4 ore, 7 ore, giornaliero, mensile, hanno tutte queste le medesime caratteristiche di costruzione. Vediamo adesso la candela come è strutturata. Prima di tutto, bisogna considerare questi elementi fondamentali. Il body, cioè il corpo, che può essere bianco o nero e rappresenta l'escursione dall'apertura e chiusura dell'arco temporale prescelto, e le shadow, che sono le cosiddette ombre, cioè quelle barrettine verticali che si trovano sopra e sotto il corpo e rappresentano le escursioni al massimo e minimo dell'arco temporale prescelto. Vediamo prima di tutto la rappresentazione grafica, di questa, candela. A sinistra abbiamo una candela bianca e rossista, a destra abbiamo una candela nera o rossa, il bassista. Come vedete, abbiamo l'open e il close che rappresentano il nostro corpo, ed è, vedete, costituito da un rettangolo, e la parte estrema superiore e inferiore dalle ombre. Come si interpreta generalmente una visualizzazione di una candela di questo genere? In maniera molto semplice. Quindi, se è un corpo nero, quando la chiusura è inferiore all'apertura e quindi caratterizzata da una giornata con andamento negativo, se è un corpo bianco, indica una giornata in rialzo con un prezzo di chiusura superiore a quello di apertura. Ritorniamo un attimo sulla figura, vedete appunto la candela bianca, l'apertura e la chiusura, e la candela nera, giornata negativa, apertura e chiusura. Vediamo adesso una prima candela che rappresenta un vero must per chi fa l'analisi candlestick, il cosiddetto AMMER. A livello grafico vi faccio subito vedere com'è. Questa è l'AMMER. Come si interpreta questo AMMER e come, quindi, come viene descritto? La caratteristica, prima di tutto, di questa candela è la presenza di un piccolo corpo e di una lunga lower shadow. Il corpo può essere bianco o nero. Hanno un real body ristretto ed una lower shadow che deve essere almeno il doppio del corpo. Infatti, vedete come il corpo è piccolo rispetto alla lunga candela. Forniscono dei segnali di indebolimento del movimento in atto, di incertezza, di potenziale inversione o di correzione del trend primario. È fondamentale ricercare la conferma dell'avvenuto cambio di direzione del trend delle candele che seguono, che devono essere a rialzo. È posta alla fine di un trend bassista ed è una candela di inversione. Può avere una piccola upper shadow, cioè questa candela viene posta pertanto alla fine di un trend ribassista. Può esserci una piccola shadow anche sopra, al corpo, e tendenzialmente, se il prezzo successivo all'AMMER tende a superare quindi il massimo dell'AMMER, è un indice, è un'indicazione di una inversione. Analizziamo come operare con questa candela quando la vediamo. Ci sono tanti, tanti setup, noi ne abbiamo creati di molti complessi, di più efficaci e facilmente anche codificabili. Questo setup d'entrata è proprio per chi agli inizi e vuole iniziare a utilizzare comunque una candela con un'informazione molto importante.
L'entrata longa è quando si ha, se il prezzo supera il massimo dell'hammer entro quindi la candela successiva all'open. Lo stop loss viene messo a metà del valore della lower shadow e il target dal prezzo di apertura almeno il range dell'hammer. Quindi questo è un esempio. Allora, abbiamo qui, vedete, il nostro hammer. Nella regola abbiamo definito pertanto, ok, il valore quindi di entrata che deve superare, come abbiamo scritto qui, il prezzo deve superare il massimo dell'hammer ed effettivamente il prezzo successivo di questa candela, vedete, supera il massimo dell'hammer tranquillamente, entro la candela successiva all'open. A questo punto, quindi, questa candela supera questo livello qui che abbiamo individuato, ok? Questo livello qua, nel massimo qui, entro all'apertura di questa candela dove c'è il blu. Il target, ok, è dal prezzo di apertura il range dell'hammer e stop è metà del valore dell'overshadow. Quindi noi abbiamo considerato pertanto come target, ok, la grandezza, ok, dell'escursione tra il massimo e il minimo dell'hammer e l'abbiamo posto come nostro target, mentre come lo stop abbiamo preso metà del valore, ok, di questa sottile grandezza. Questo perché abbiamo cercato di mantenere a nostro vantaggio il rapporto rischio-rendimento. Questo è un primo setup con una singola candela. Vediamo adesso un'altra forma molto simile all'hammer che si chiama Hanging Man. L'Hanging Man, infatti, vedete graficamente, ha la stessa forma dell'hammer, solo che si forma in condizione opposta, cioè dopo un trend positivo, per cui anche questo è un segno di inversione. Se da un lato l'hammer viene posto, ok, comunque sui minimi, o anche può essere messo in una fase di lateralità, però comunque sulla parte inferiore, ok, del nostro grafico, l'opposto è per l'hanging man, viene posto cioè sui massimi. Vediamo un setup anche più semplice di entrata dell'hanging man. Il setup è questo: entro short se il prezzo supera il minimo dell'hanging man, entro la candela successiva all'open. Lo stop loss è sempre metà del valore della shadow e il target è dal prezzo di apertura almeno il range dell'hanging man. Vediamo. Anche questo, vedete, è un semplice setup che praticamente riflette lo stesso setup che abbiamo visto per l'hammer, ma rovesciato. Vediamo invece in questo caso lo shooting star. Lo shooting star è anche qui sempre un hammer, ok, soltanto che è rovesciato e viene posto sui massimi. Quindi abbiamo una conformazione quindi rovesciata e la stessa posizione che abbiamo visto per l'hanging man. Vediamo anche qui un setup di entrata semplice della shooting star. Entro short, se il prezzo supera il minimo della shooting star, entro la candela successiva all'open. Lo stop loss è metà del valore dell'upper shadow, il target è dal prezzo di apertura almeno il range della shooting star. Vediamolo graficamente. Allora, qui abbiamo individuato la nostra candela, abbiamo individuato lo stop a metà di questa upper shadow, abbiamo definito l'entrata quando c'è stato con questa candela il superamento, vedete,
del minimo che è stato qui, della candela identificata, subito c'è stata l'entrata, okay, appena la candela successiva ha aperto, il prezzo in questo caso è rintracciato, non ha toccato per poco lo stop, poi il movimento ha preso nuovamente a ribasso ed ecco che è andato a target. Vediamo l'inverted hammer. L'inverted hammer è un hammer rovesciato, però in questo caso viene posto sui minimi qui. Vediamo una semplice, anche qui, di entrata sull'inverted hammer. Entro long, se il prezzo supera il massimo dell'inverted hammer, quando alla candela successiva all'open. Lo stop loss è al close, quindi è alla chiusura dell'inverted hammer. Il target è dal prezzo di apertura più il range dell'inverted hammer. Quindi guardiamo un esempio. Abbiamo individuato l'inverted hammer. Ok, abbiamo individuato, okay, lo stop. Abbiamo individuato da qui il nostro livello d'entrata, che è questo, e il suo target. In questo caso cosa è successo? La prima candela che si è generata, vedete, non ha generato immediatamente il segnale, né neanche quella successiva, neanche questa, ecco, la terza candela ha superato il massimo. A questo punto noi avremmo dovuto avere una candela, ok, con un'apertura qui che non c'è stata, quindi da questa candela, no, individuata abbiamo avuto una fase di lateralità. Il segnale di entrata, quindi quando è scattato effettivamente il segnale di entrata è scattato quando c'è stata l'apertura, okay, della candela e ha generato, chiaramente se fosse stato preso, un target a questo livello. Quindi sarebbe stato un buon setup. Il problema di quando si può generare, di prendere queste configurazioni, appunto come si vedeva dal grafico, nella fase, quindi di lateralità ma non più di tendenza dei prezzi, è quella che si possono generare dei valori di entrata ma che non possono essere presi o la candela successiva, okay, come invece dovrebbe essere, ma le candele poste successivamente nel tempo. Quindi se si opta per un'operatività con dei setup comunque semplici del genere, allora bisogna avere anche la flessibilità mentale di essere pazienti, cioè che tenere comunque il setup sempre attivo fin tanto che non avviene la condizione effettiva. In questo caso, okay, posto che l'entrata, okay, possa essere stata eseguita in questo caso subito al superamento di questo valore qui di massimo, lo stop in questo caso, se fossimo entrati in questo livello, non sarebbe stato preso perché sarebbe stato qui, ma sarebbe stato preso un target successivo. Quindi anche nell'analisi candlestick è sempre fondamentale definire il contesto nel quale avviene una determinata candela. La doji è una delle candele tipiche dell'analisi candlestick, caratterizzata da una apertura uguale molto vicino al valore, okay, di chiusura. Il suo significato è di incertezza e questo è un mio giudizio personale. All'interno, quando ci sono delle configurazioni di dosi, è meglio aspettare e quindi evitare di operare. Vediamolo il perché graficamente.
Ho preso un esempio simile a quello di prima, in cui c'è una fase di lateralità. La fase di lateralità, appunto, è dove il mercato non si sa esattamente dove andrà e indica incertezza. Infatti, vediamo in questa particolare situazione che il mercato ce lo comunica in maniera molto chiara. Abbiamo infatti, vedete, una serie di doji, una dietro l'altra. Presupponendo quindi una discesa che è avvenuta del mercato e poi una fase con candele con range sempre più piccole, quindi, e poi una serie di doji, questo indica che abbiamo una fase appunto di lateralità. Possono essere poste anche in altri punti del grafico, ok? Quindi in base anche a pattern composti da più candele. Allora in quel caso chiaramente la candela va vista sempre in riferimento alla configurazione che si sta analizzando, però generalmente vista singolarmente indica incertezza. Un'altra tipica candela giapponese è la Maruboso, che può essere di colore bianca o nera. La caratteristica di questa candela è l'assenza di shadow. Se abbiamo visto prima delle candele che avevano appunto un'ombra accentuata, le Maruboso invece non le hanno. Una Maruboso White ha infatti una apertura uguale al minimo e la chiusura uguale al massimo. Una black Maruboso invece presenta un'apertura uguale al massimo e una chiusura uguale al minimo. Chiaramente, aumentando il time frame sul quale si lavora, come lo stesso discorso per le doji, ci deve essere un minimo di tolleranza. Generalmente a livello percentuale fra l'escursione massimo minimo si considera sia un 10%, quindi per la torsi, sia un 10% di ombra sulle Maruboso. Quando c'è, diciamo, questa shadow, se essa è poco accentuata, ok, non implica delle altre considerazioni. Se inizia a essere appunto superiore a questo valore del 10%, forniscono un segnale di indebolimento. La candela è tanto più significativa, tanto maggiore il range. È sintomo di continuazione o di esaurimento in relazione al contesto. Bisogna quindi analizzare le Maruboso sempre nel contesto, soprattutto di supporti e resistenze. La loro formazione grafica è la seguente. Questa è la classica Maruboso senza ombre, questa implica un forte movimento rialzista, questa è un bassista. Questa è la Maruboso, ok, con una piccola ombra a un lato, questa sull'apertura e questa sulla chiusura. Vediamo un setup di entrata short molto semplice sulla Maruboso. Il concetto di quando che voglio trasmettere, che è importante, di quando si fa trading con le analisi candlestick, è la filosofia che ci sta dietro. È di la massima semplicità e chiarezza. Può sembrare un'analisi difficile perché se vengono analizzati i pattern da 3, 4, 5 candele aumentano le combinazioni possibili e quindi i possibili nomi e le possibili implicazioni e il modo di tradare. Però se con il metodo della compressione del pattern questo problema lo si supera e anzi si ha un duplice vantaggio di un'analisi di un'analisi di lungo periodo applicata a breve, perché raggruppando candele, ad esempio, di 5-6 candele da 5 minuti, no? Se raggruppiamo, ad esempio, 6 candele da 5 minuti, noi abbiamo una candela che si genera
del totale di 30 minuti, quindi abbiamo una visione complessiva di quello che sta succedendo nel mondo. Torniamo al setup di entrata short. Entro short quando se il prezzo supera il minimo della Marubozu entro la candela successiva all'open. Come vedete, ho scelto apposta di entrare sempre all'open, ok? Per dare comunque sia una logica uniforme nel modo superante, sia per queste regole di potenza facilmente ricodificate in trading system, sia anche per seguire una logica di funzionamento di molte piattaforme di trading. Lo stop loss viene posto a metà del range della Marubozu, il target è dal prezzo di apertura per il range della Marubozu. Quindi cerchiamo di mantenere sempre il nostro rischio rendimento a nostro favore. Perfetto, vediamo in questo caso, ok, una conformazione anche qui di una Marubozu. Vedete come in questo caso abbiamo un posto, ok, uno stop dove a metà range, ok, ci sarebbe stata in questo caso un'entrata short a questo livello qui, il prezzo in questo caso invece ha rimbalzato e è andato a prendere lo stop, fondamentale per cui mettere lo stop perché non sempre se l'analisi non è corretta o comunque non è un'analisi o la condizione di mercato per un forte shock dovuto a una notizia di quel momento avviene, si è sempre protetti. Infatti vediamo che dopo il prezzo del mercato ha fatto un corso completamente diverso da quello che ha segnato questa forte candela, questo shock al ribasso. Vediamo quest'altra candela. In questo caso abbiamo sempre la Marubozu, viene posto uno stop a metà del range. Entro short, quindi all'apertura della candela, e viene definito il target raggiunto dalla candela stessa, vedete, a livello appunto della metà di questa oscillazione che poi avrebbe generato. Comunque il target rappresenta appunto l'oscillazione della candela che ha generato il segnale. Vedete come in questo caso il target è stato subito preso. Quindi la cosa principale che è stata scelta con l'analisi e l'utilizzo non di centinaia di pattern, ma appunto di 4-5 candele ben scelte, è quella della forza del movimento. Cioè si cerca di prendere delle esplosioni di volatilità e quindi di cogliere subito in breve tempo dei possibili profitti, quindi limitando al minimo l'esposizione temporale sul mercato. Ha più senso pertanto avere dei setup semplici, però sparsi e estesi su più strumenti finanziari, perché in questo modo con dei setup del genere si evita di tenere del capitale investito in operazioni, quindi che non generano nel lungo termine profitto, ma appena invece scattano dei setup del genere, si ha l'operazione e l'obiettivo è quello di cogliere subito il movimento. Ora vedremo una variante della conformazione grafica, cioè le candele costituite da due appunto candele. Sono di due tipi, inside e outside. È un'ulteriore chiaramente classificazione delle candele molto pratico ed efficace e serve di avere un'interpretazione
del mercato, sempre nel breve termine, però ha il vantaggio di cogliere, se ben fatta, okay, dei punti chiave del mercato. Vediamo la famosa inside orami. Inside orami, appunto, nel gergo giapponese, quando si ha, qualora il massimo e il minimo siano rispettivamente minori e maggiori di quelli della candela precedente. Quindi abbiamo a livello grafico, facciamo vedere subito, una candela precedente ampia che comprende completamente la candela successiva. Una candela ampia comprende la candela successiva. L'inside che cosa significa sul mercato quando abbiamo una candela grande e successivamente una candela piccola? È un sinonimo di incertezza, pausa, di inversione. Però chiaramente cosa abbiamo capito? Che è fondamentale analizzare il contesto nel quale questa configurazione si forma, dove alla fine di un trend vicino a un supporto resistenza. Quindi sempre fare un'analisi generale del contesto per evitare quindi di confondersi e evitare di interpretare male il segnale. Il concetto base comunque della rami, sia che sia una rami bullish o che sia una rami bearish, cioè che sia una rami che indica, okay, una formazione bullish è quando c'è una candela nera seguita da una candela bianca, bearish è quando c'è una bianca seguita da una nera, è quella di fare molta attenzione, perché se siamo in un contesto generico o non vicino a dei punti chiavi, è meglio aspettare delle informazioni più evidenti. Scusate. Vediamo la conformazione all'interno del grafico. Si vede subito che ci sono tante inside. È una conformazione grafica che tende a ripetersi abbastanza di frequente. Tutte queste inside possono essere spunto, okay, di operatività, in particolar modo possono essere spunte di queste individuate di operatività quelle poste in linea, okay, in supporto, come questo, o quelle poste verso dei punti di massimo di resistenza. Quelle che si generano, diciamo, in fasi intermedie e meglio di tratta. Concetto opposto all'inside e l'engaging. In tal caso è anche questo un livello di classificazione delle candele molto pratico ed efficace. E come è costituito, okay, questa formazione dell'upside, quando c'è un massimo e un minimo che siano rispettivamente maggiori e minori di quelli della candela precedente. L'upside è di regola un segnale di forza ed è particolarmente significativo in presenza di massimo e minimo. Quindi è importante quando si ha una configurazione del genere, vedete, una candela piccina e successivamente una candela ampia, una candela piccina e un'ampia. Diventa poi bullish se la seconda candela è bianca, engulfing bearish se la seconda candela è nera. Anche qui è importante questo segnale se si trova sui massimi o sui minimi. Anche nelle fasi lateralità al suo contesto, perché potrebbe indicare la fine appunto di una fase di lateralità. È a mio avviso, a livello operativo, operare con questo pattern soltanto nelle fasi di trend, perché il segnale è più efficace, in quanto in un contesto di forza. C'è una piccola considerazione da fare, che chi fa analisi tecnica classica, okay, considera un engulfing vero solo se il corpo della seconda candela include
completamente la candela precedente, senza che l'intrusione sia formata, sia avvenuta tramite le shadow. A ognuno ha la libera interpretazione di come viene immaginato e di come lo vuole analizzare, però è giusto sapere che chi applica l'analisi tecnica classica, ok, considera soltanto appunto un engraving se il corpo, l'intero corpo che comprende l'intera candela precedente. Infatti, vedete, in questo caso questa è un oxide, perché abbiamo appunto questa candela bianca che comprende completamente la candela nera precedente, però non è un oxide classico. Il segnale di forza che avviene è effettivamente notevole e dopo abbiamo un'esplosione di prefer rialfo. In questo caso abbiamo sempre anche qui un'altra outside, abbiamo un outside quindi non di definizione classica, in cui c'è appunto un segnale di ribasso e successivamente i prefer infatti tendono a questo corso. Vediamo anche qui in questa situazione un outside, ancora più evidente, qui c'è stato proprio uno shock, vedete dei prezzi che si sono spostati completamente a ribasso su un altro livello. A questo punto anche qui la forza che ha generato questo movimento non si è esaurita solo in una candela, ma è continuata anche nelle successive. Un po' di psicologia legata a queste candele. Alla base dell'analisi, appunto, candlestick, vi è la comprensione della psicologia che si presuppone abbia portato alla generazione di una determinata candela. Gli esempi sono molteplici. Un anno dovrebbe avvertirci che gli operatori di mercato, al raggiungimento di un determinato minimo, abbiano ritenuto di ricoprirsi o addirittura di aprire posizioni contrarie al trend. Una Marlboro Black Off, ad esempio. E invece il quadro di un deciso sell-off, mentre un inside, dopo alcune candele fortemente direzionali, ci avverte che il mercato sta prendendo una pausa di riflessione. Questa è una tabellina riassuntiva del significato psicologico, ok, e dell'interpretazione psicologica che ha una determinata candela, ok, in base alla zona, al contesto in cui viene posto. Chiaramente, ci tengo a sottolineare, anche i setup andrebbero adeguati, differenziati, se il setup di un AM, come abbiamo visto, è in una neutra, quindi si capisce che siamo in una zona di continuazione, ci dovrebbe essere un setup operativo. Mentre un AM posto chiaramente sui minimi dovrebbe avere un altro setup operativo. Chiaramente i setup che vi ho fatto vedere sono puramente a scopo didattici, andrebbero come approfonditi come noi facciamo nei nostri corsi o come nei nostri servizi di programmazione, dove aiutiamo comunque a migliorare determinate strategie di trading con condizioni migliori. Ora veniamo alla compressione del pattern. La compressione del pattern è la possibilità di ridurre due figure in una, 3, 4, 5 figure a un numero inferiore, quindi 4, 3, 2, 1, senza perdere l'effetto diagnostico. Quali sono i vantaggi? Semplificare la classificazione delle candele a poche categorie ben note, cioè le candele che abbiamo precedentemente esposto, quindi ridurre il centinaia e centinaia di candele di classificazione che esistono a quelle precedenti, quindi abbiamo una maggiore semplificazione chiaramente nel comprendere il grafico. Non abbiamo l'obbligo, non è necessario memorizzare centinaia di configurazioni. Si ha sullo stesso time frame una visione più ampia dell'andamento dei prezzi. Adesso ve lo faccio vedere. E chiaramente questo aumenta la chiarezza. Come si costruiscono in questo caso i pattern di comprensione? Allora, si prende il valore di apertura della prima candela della formazione come apertura della candela compressa. Si
si prende il valore di chiusura dell'ultima barra della formazione con la chiusura della candela compressa, si prende il valore di massimo tra i massimi della formazione, si prende il valore di minimo tra i minimi della formazione. Infine si uniscono i valori tracciati secondo la regola della formazione delle termesi. Questo è un esempio. Questa abbiamo una conformazione a due candele con un suo nome, si chiama Persian Pattern. Allora, di questa candela è stata presa l'apertura della prima, che corrisponde a questo livello, il massimo fra le due è quello più alto, quindi questo, la chiusura della candela compressa e la chiusura della seconda candela, e il minimo della seconda candela. Stessa costruzione anche per questo caso. In questo caso abbiamo preso la candela risultante d'uno in uno l'apertura della prima, la chiusura della seconda, il massimo del maggiore, il minimo inferiore. Questo è un esempio da tre candele in una. Abbiamo una Morning Star, che è questa configurazione a tre candele, ha un AM. Quindi si è preso in questo caso l'apertura della prima, la chiusura dell'ultima, il massimo del valore più alto, il minimo delle tre. Un altro esempio è il seguente, da 5 candele a 1. Qui abbiamo una conformazione grafica che vede 5 candele, si prende il massimo più alto, l'apertura della prima candela, la chiusura dell'ultima e il minimo più basso. È anche in questo caso fondamentale il contesto, cioè vedere esattamente dove si forma, okay, la compressione che segnale ci genera. Come vedete, anche questo è un forte segnale, okay, di inversione. Abbiamo generato, ricondotto per quanto a meno, vedete, questo gruppo di candele a un unico segnale. Con il più il vantaggio di avere una visione di ampio respiro. Anche qui abbiamo sempre diciamo, se da 4 candele lo estendiamo il concetto a 6 candele, okay, abbiamo, se il segnale è forte, un amme che è ancora più potente, perché vedete che questo amme è ancora più pronunciato. Ora consideriamo, okay, un filtro operativo, cioè quando utilizzare un determinato pattern del genere può essere vantaggioso o anche rispetto a un altro pattern. Ci sono diversi filtri, ne elenco soltanto uno. Per il long è il seguente: il pattern compresso dovrà presentare per il long una chiusura superiore all'apertura. Perché ciò avvenga, l'ultima candela del pattern dovrà avere una chiusura superiore all'apertura della prima candela. Lo short, il pattern compresso, dovrà presentare per lo short una chiusura inferiore all'apertura. Perché ciò avvenga, l'ultima candela del pattern dovrà avere una chiusura inferiore all'apertura della prima candela. Eccolo qui, la condizione in questo caso, vedete, è stata verificata, perché abbiamo prima di tutto la cosa fondamentale è che la chiusura superiore all'apertura della prima candela, quindi abbiamo in questo caso l'apertura di questa candela che è questa e la chiusura di questa candela è superiore, quindi la condizione, ok, si è generata e questo aumenta la significatività del segnale. Vediamo questo a livello sulla piattaforma di trading. Mettiamo un po' di zoom. In questo caso è stato inserito, vediamo se vediamo meglio su un altro grafico, eccolo qua. Vediamo
Vedete come ci indica che la formazione di queste cinque candele in essere ci sta indicando una conformazione, quindi siamo su un grafico a un minuto sul GBP-CHF, in cui abbiamo un segnale a quanto pare, okay, di indebolimento, okay. Abbiamo il livello che sembra di questa candela generata appoggiare sul livello di supporto, quindi bisogna fare attenzione anche in questo caso che se abbiamo che il prezzo superano a questo punto questo livello generato che è un supporto, potrebbe in questo caso il movimento continuare a ribasso. Attendiamo un attimo, chiaramente è molto veloce l'oscillazione, per un minuto, andiamo a vedere sull'euro-dollaro. In questo caso abbiamo anche qui una compressione del pattern, okay? Vengono prese in considerazione, vedete che man mano che scorre il grafico si ha la formazione e l'aggiornamento del pattern in essere, in questo caso siamo passati a un'indicazione, okay, di una forza a rialzo. Chiaramente abbiamo in questo caso l'apertura di questa candela e la chiusura di questa candela che determina il corpo. Il minimo di questa candela chiaramente determina l'espulsione della shadow inferiore. Vediamo anche sul GBP CAD. In questo caso abbiamo una candela con un bel corpo molto ben evidenziato, si vede che il segnale, in questo caso, di forza è aumentato, vedete, e questo ci aiuta a capire che è molto probabile che se avviene il superamento di questo massimo, un altro trend a rialzo, di un altro movimento dei prezzi a rialzo. Andiamo a vedere, in questo caso, il dollaro contro lo yen, carichiamo il nostro indicatore. Allora andiamo a vedere, abbiamo 5 a un minuto, ecco. Seguiamo una compressione di analisi di 5 candele, una grandezza delle ombre di 3 e diamo l'ok. Aspettiamo un attimo che passi il tempo e alla prossima candela si dovrebbe generare, ok, il nostro pattern. Andiamo a vedere sul dollaro yen, in questo caso a 5 minuti. Quindi in questo caso abbiamo una conformazione grafica composta da candela a 5 minuti e in questo caso abbiamo appunto l'indicazione appunto di un movimento, okay, che sembra appoggiarsi sul supporto, per cui anche qui è meglio aspettare la rottura di questi massimi e minimi prima di decidere un livello operativo, quindi l'utilizzo poi dei filtri diventa fondamentale quando si fa trading con la compressione del pattern. Vediamo anche qui un euro-dollaro sempre a un minuto, vedete in questo caso anche qui la conformazione che avviene della candela molto 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 stretta, abbiamo praticamente che l'apertura e la chiusura sono agli stessi livelli. Torniamo un attimo su GBP-CHF, ecco, vedete come in questo caso la rottura di questo livello di massimo potrebbe essere un segnale per aprire una posizione long. Vedete appunto, chiaramente sono sempre nel breve, scusate, quindi non ci si può aspettare più di tanti pips. In questo caso il setup e l'indicazione risulta molto chiara, vedete ancora di più
con lo spostarsi della candela della compressione, che ci indica che appunto c'è stato un bel segnale di forza. A questo punto, a livello operativo, quindi per chi fa scarpe, ha preso questi tips, deve fare attenzione che siamo su un livello che è di massimi, quindi bisogna attendere un attimo la configurazione che si viene a generare, perché i prezzi a questo punto qui potrebbero o rimbalzare al ribasso oppure sfondare il livello. Vediamo un attimo sul GPT CAD. In questo caso abbiamo anche qui, formazione di una candela che sembra quasi più essere un doji. Abbiamo quindi, pertanto, anche qui vedete sia sul grafico una formazione di doji, sia la stessa candela compressa. Ok. I livelli, pertanto, in cui sono i prezzi, bisogna prestare attenzione che possono essere. In questo caso il livello qui e il livello qui, in questo caso il superamento di questo minimo può indicare un setup di entrata short. C'è, vedete, un'accelerazione del movimento, ma comunque sempre in questa congestione. Eccola qui. Vediamo se torniamo un attimo sul GBP CHF. Anche qui abbiamo sempre il livello che avevamo ben individuato, quindi dell'accelerazione, quindi con questa candela di prezzo rialzo, però al momento c'è questo livello di resistenza, confermato anche dalle bande di volatilità, queste di sopra. Quindi prima a questo punto di attendere e di decidere in questa situazione di fare un'altra attività, bisogna sicuramente aspettare la rottura a meno di questi livelli. La tendenza sembra comunque essere nuovamente rialzista, anche dall'angolatura che stanno prendendo la media mobile. Vediamo se il prezzo supererà, okay, continuerà a salire. L'euro-dollaro. Chiaro in questo caso il segnale che si è generato, c'è stata la rottura, chiaramente questa è un'operatività molto veloce, del livello di supporto. Okay. Il prezzo a questo punto sta tracciando, se la rottura del movimento di questi prezzi è valida, il prezzo continuerà a scendere. Bene, direi che ormai sono le 7, quindi passerei la parola a chi scapita, perché se ci sono anche qualche domanda da parte degli ascoltatori, approfittiamo degli ultimi 3-4 minuti per rispondere alle domande. E vi ricordo che comunque sul nostro nuovo sito, la casa del trader.it, abbiamo anche un servizio di programmazione e un servizio di invio segnali operativi dove vengono pubblicate tutte le statistiche che sono i segnali di trading che noi facciamo e saremo presenti all'ETF Forum, per cui se volete venire a trovarci venite tranquillamente oppure venite qua a Brescia nella nostra trading room. Lascerei la parola a FX Capital per insomma chiudere il webinar. Sì, Matteo, ti ringrazio. Volevo ricordare giusto a tutti, hai già ricordato tu, il tuo sito www.lacasatrader.com. Trovate tutti i dettagli informativi per quanto riguarda tutti i servizi offerti. Ecco, hai già detto anche la presenza di T Forum di Rimini. Per chi fosse interessato a partecipare, troverete anche Matteo Zucchini. Il webinar di questa sera è terminato, vi ricordo semplicemente che troverete anche la registrazione sul nostro sito, nell'archivio appunto dei webinar. Se non ci sono domande, ho visto che in chat non ci sono domande particolari, eventualmente potete porle ora, diversamente diciamo che il webinar può essere concluso, non vedo arrivare domande. Auguro quindi una buona serata a tutti. Arrivederci a tutti.